Buonasera, saluti, bentrovati. Questo pomeriggio intenso che si muove con intorno al tema Torquato Tasso, 480 anni, ma il piacere di avere Angela, la nostra artista, nostra non deve essere una gabbia incapsulante, perché lei ormai ha un respiro nazionale e internazionale, che ci mostra le opere dedicate al Tasso, prodotte con l'andare del tempo, con un... Che tecnica è questa, Angela? Dunque, questo è tutto inchiostro di china, lavorato sia diciamo con il pennino, classico pennino, e sia d'acquarello. Alcune forse sono acquarellate, ma è sempre inchiostro di china, e alcune sono incise con il pennino. Partiamo diciamo, da questo dipinto perché... classico, antico, diciamo... della penna col pennino. Partiamo da questo dipinto perché è la casa del Tasso, e i viaggiatori del Grand Tour arrivavano qui per omaggiare il Tasso e portavano via dei piccoli quadretti prodotti da importanti artisti, tra cui Sylvester Chedrin, fino a tutto l'Ottocento napoletano. Si è attardato su quest'angolo speciale. Questo è denominato Proschietta, attualmente è la Vigna. Sì, io volevo dire che io ho rappresentato un po' il Tasso quando è venuto in incontro da sorella ad abbracciare la sorella, e in questo abbraccio, c'è tutta l'abbraccio alla sua terra, oltre alla sorella, perché queste opere non sono prettamente sulla Gerusalemme liberata, sulla vita, cioè in realtà sono dedicate al Tasso. Al Tasso. Al Tasso come persona. Non a una opera. Ma intanto il Tasso e a tutte le sue opere, le sue creature. Diciamo, Angela, vedo che hai santificato tutta la produzione tassiana, nel senso che ne hai fatti tanti. Sei rimasta affascinata da questo autore. Li ho fatti 30 anni fa, non solo adesso, certo. E li ho fatti quando c'è stato diciamo il 400° della nascita di Tasso. Feci questi lavori e questi in molte parti, cioè sopra c'è naturalmente Sorrento, è impersonato lui nella sua, in un certo senso qui ci sono tutte le parti, alcune parti di Sorrento, e lui coronato di alloro è il dopo. Le parti cinquecentesche, il campanile, anche se non era completo, c'è lui, coronato. Lui comunque fa parte di Sorrento, e comunque lui è Sorrento, certo, racconta Sorrento. E io ho voluto mettere queste emozioni, queste cose leggendo, queste opere. Ma noi sappiamo anche che queste opere alcune stanno racchiuse in un libro. Uno o più libri. No, stanno, queste qua si trovano nel catalogo che fece Sorrento, allora quando è stata fatta la mostra, allora, e poi sì. Stanno nel catalogo della mostra che è stato fatto per i 400 anni a Sorrento, e poi dopo io l'anno dopo, siccome il Tasso è vissuto 51 anni ed a Ferrara hanno fatto il 400 della morte l'anno dopo, nel 1995, li ho portati a Ferrara. A Ferrara sono piaciute molto le opere, e da una di queste opere hanno tratto il francobollo a Nullo Postale, Nullo Postale, per quegli anni nel 95, ed hanno scelto una delle opere che adesso non sta qua, ma poi lo che in altre parole immagini, significa hanno fatto il manifesto, la corona di alloro sulla testa di Angela, no, perché no. Possiamo parlare di una laurea honoris causa tra tante, sì, Ferrara, sì. Città internazionale Ferrara, con la sua commissione di comitato per i festeggiamenti dedicati al Tasso, sceglie uno di questi quadri. Qual era proprio? No, via ci ha scelto un disegno di un volto. Che lui ci sta sulla. E ne ha ricavato una, lo vedremo tra poco nelle diapositive. Cose, quelle lì. E poi anche di questa opera che adesso sta a Ferrara hanno fatto il manifesto, che poi si vedrà nelle cose, il logos, slide. Il logos della manifestazione è l'annullo postale, non un francobollo. Non era possibile portare a parte di una della Gerusalemme liberata, Sofronia che fu accusata di avere un furto di non so che cosa, e Leo Lind, che il suo ragazzo, si offrì anche lui per essere, diciamo, si bruciati vivi, dovrebbero essere bruciati vivi all'ambo stesso dello stesso palo. Poi Clorinda andò in loro soccorso e li liberò. Questo è un brano, diciamo, del Tasso. Mentre invece l'altro è lui, purtroppo, che lui soffriva di un po' di follia, di non so come chiamarla adesso, di malinconia, di tristezza, e in realtà era abbracciata da questa malinconia come se fosse
una persona che lo abbraccia non gli dà respiro, ecco, la una madre, diciamo così, che però la malinconia, questa è la mia interpretazione della mia, ed è giusto, vuole rappresentare quella che sì, allora era la Santa Inquisizione, è era la prigionia, che poi è la voce perché rappresenta proprio la Santa Inquisizione, questa è tutto un discorso, diciamo, abbastanza. Grazie Angela, le offriremo al pubblico tra pochi minuti all'inizio dell'incontro.